E ben ritrovati in diretta con Filo Diretto 0225 45 94 97. Io ringrazio per aver accettato l'invito e soprattutto il confronto con voi telespettatori. Ringrazio il segretario generale dell'Unione Sindacati Autonomi Europei con noi. Grazie mille Adamo Bonazzi, una buona giornata. Buona giornata anche a voi. Allora, segretario generale, cerchiamo di far capire quindi di che cosa parliamo quando leggiamo Unione Sindacati Autonomi Europei. Qual è la vostra rilevanza a livello nazionale? Beh, siamo un'organizzazione rilevante a livello nazionale che è presente in 80 province con proprie strutture organizzate, che è particolarmente forte nella pubblica amministrazione locale, quindi sanità, autonomie locali, ma anche dentro nella scuola, dentro nei ministeri. E poi naturalmente, essendo un'organizzazione che è nata nel 94, quindi subito prima del referendum che ha cancellato l'articolo 19 e l'articolo 26 dello Statuto dei lavoratori, ci siamo specializzati in quelle nicchie dove le altre confederazioni in qualche modo non c'erano, il privato, quindi siamo forti nel terziario, siamo forti nell'artigianato, siamo forti nei trasporti. In questo momento di crisi e di difficoltà, l'abbiamo sentito anche prima, no? Una situazione veramente drammatica per quanto riguarda le imprese, le piccole e medie imprese, tante piccole attività a livello ovviamente gestione familiare hanno dovuto chiudere perché non ce la fanno più, non ce la fanno più tra ovviamente i debiti, i contratti con la banca, dall'altra parte il tema del pagamento ovviamente, insomma è una situazione difficile. Molto molto difficile anche per i lavoratori che sono dentro inseriti in queste piccole e medie aziende. Tanti sono in arretrato con lo stipendio di mesi, molti di questi hanno dovuto rinunciare alla liquidazione in termini economici per aiutare la propria azienda ad andare avanti. Molti ci mettono il proprio. La situazione è davvero difficile ed è difficile per tutti. Cerchiamo di capire poi ovviamente che cosa succede a livello centrale, no? di governo. Prendiamo le telefonate. Pronto? Buongiorno, sono Angela, chiamo da Bari, buongiorno. Buongiorno signora Angela. Buongiorno, senta, io chiamo, approfitto del vostro spazio perché volevo testimoniare, volevo ringraziare, ecco, il Movimento 5 Stelle per cui ho votato alle ultime elezioni, volevo ringraziarvi perché per la prima volta dopo tanti anni di voto è stato rispettato il mio voto, sono state mantenute le promesse fatte in campagna elettorale, non ci ero più abituata sinceramente, proprio il fatto di mantenere quanto promesso in campagna elettorale gli costretti ad un ruolo di opposizione che stanno espletando in maniera, a mio parere, davvero esemplare, e quindi se avessimo la possibilità di andare a rivotare, il mio voto sarebbe confermato al 100% per il Movimento 5 Stelle. Mi dispiace che non ho più Paola Macchi perché altrimenti le facevo ovviamente interagire con lei. Vuole aggiungermi qualcosa per quanto riguarda invece il tema del lavoro, dell'occupazione? Guardi, io sono disoccupata, ho 47 anni, in condizioni disastrose come tanti milioni di italiani, e vedo nel Movimento 5 Stelle l'unica speranza per l'Italia per risollevarsi, perché altre vie non ne vedo. Posso chiederle una cosa? Lei che lavoro cercherebbe? Quali sono le sue qualifiche? Io sono laureata in scienze dell'educazione e della formazione e non cerco un'occupazione inerente alla mia laurea, ma sarei disposta a fare qualunque cosa, ma le garantisco che anche farla badante qui ci sono russe, tutte russe extracomunitari che fanno le badanti, per cui noi italiane proprio badanti non possiamo fare neanche le badanti. La situazione è disastrosa, è davvero disastrosa. Ho un figlio di 16 anni e sono sola a mantenerlo, quindi si figuri un po' in che condizioni. Sono praticamente appoggiata a mia madre che è una pensionata di 800 euro al mese, cioè guardi, davvero è disastroso, come la mia situazione è quella di tanti milioni di italiani in difficoltà. Ci arrabattiamo, ci rimbocchiamo le maniche, cerchiamo in tutti i modi di mantenerci a galla, ecco. Però insomma adesso io sono un ex votante del vecchio autentico partito. Signora, mi rimango un attimo solo in linea. Sì. Segretario Bonazzi, voi siete presenti in Puglia, possiamo casomai riuscire a ricontattare la signora, si prende questo impegno? Ci proviamo assolutamente. Signora, è d'accordo? Ci mancherebbe. Allora, facciamo così, abbiamo il numero? Allora sì, sì. Signora, finita la diretta, poi la faccio contattare. Le ricordo, noi non offriamo posti di lavoro, no, non offriamo casa, non promettiamo assolutamente niente, però l'interessamento di chi si siede a fianco a me, quello assolutamente, se lei è d'accordo. Io sono una disillusa e non ho speranze, però la ringrazio perché comunque è un gesto apprezzato molto. Grazie signora, grazie. Grazie a voi. Grazie, che cosa ne pensa, cioè, segretario generale? Mi sembrava il minimo, no? Quando assolutamente, sentiamo queste chiamate. Il settore della formazione è un settore che in Italia deve essere risviluppato.
sviluppato. Abbiamo utilizzato i fondi europei male e poco. E questo naturalmente soprattutto nel meridione, dove c'era l'obiettivo 1 per tanto tempo, dove abbiamo sprecato delle risorse. Noi siamo impegnati come organizzazione sindacale a cercare di migliorare il sistema e a trovare un sistema di formazione che dia sbocco per questi nuovi lavori. Quindi insomma, finita la diretta, una chiamata alla signora, ci tengo. Pronto? Pronto, buongiorno, con chi parlo? Sono Pasquale di San Lazzaro di Bologna. Mi dica Pasquale, buongiorno. Vorrei commentare il paradosso del lavoro in Italia. Sì. Abbiamo milioni di disoccupati e abbiamo aperto le porte ad altre migliaia di disoccupati che arrivano da tutto il mondo. Addirittura noi abbiamo gente che arriva dal Sud America, ma non vengono qui per lavorare, vengono qui per borseggiare, perché sono specializzati. Noi abbiamo che arrivano dalla Serbia, che ci sono i più violenti, i marocchini che sono i taccheggiatori, e poi abbiamo i borseggiatori che vengono dal Sud America. Facciamo entrare tutte queste persone e quelli che vogliono lavorare si contrastano con i nostri poveri disoccupati che non vengono preferiti, perché ovviamente chi viene dalla miseria si accontenta di meno. Quindi quando dicono che i nostri studenti, i nostri giovani sono chiusi, per forza che sono chiusi, i posti li hanno già portati via gli altri, i più modesti, quindi non possiamo più accedere a quei posti. Questo fa parte di un complotto che è così evidente, perché si sa benissimo che quando questa maggioranza avrà raggiunto un numero critico, i loro voti sappiamo benissimo a chi andranno, non certamente a quelli che hanno osteggiato il loro arrivo, ma a quelli che hanno favorito il loro arrivo in Italia, cioè la sinistra. Un altro elemento negativo è, se noi guardiamo i reati, l'80% dei reati in Italia sono fatti da extracomunitari. Le prigioni sono piene di extracomunitari perché tutta la malavita che viene condannata nei paesi stranieri trova facilissimo venire in Italia e fare quello che vuole. Noi anziani non siamo più capaci di uscire di casa di sera. Va bene, Pasquale, la ringrazio. Grazie a lei. Grazie, prego, prego. Beh, per fortuna la situazione è un po' meglio di quella che ha descritto il signore, nel senso che è vero che molti extracomunitari sono in Italia per delinquere, ma è anche vero che molti extracomunitari fanno dei lavori che gli italiani non volevano più fare. Io ricordo solo che la nostra economia è basata ancora in larga parte in meridione per l'agricoltura e non ci sono molti italiani che vanno a raccogliere i pomodori in stagione per qualche centesimo il chilo. E questo naturalmente, di questo bisogna tenere conto. Poi effettivamente il problema delle disoccupazioni in Italia è molto ampio, però la disoccupazione degli italiani non è negli stessi settori della disoccupazione degli immigrati. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno, con chi parlo? Castellini Giovanni, buongiorno. Da dove Giovanni? Da Lodi. Ben arrivato Giovanni, mi dica. Io volevo parlare del discorso tecnico della situazione economica italiana. Sì. Allora, non esiste Stato al mondo che usa il 52% del PIL per gestire l'amministrazione pubblica. Se lo Stato italiano non utilizza non più del 40%, allora ce la fa, abbassa il costo del lavoro del 20%, abbassa l'IRPEF degli stipendi dei pensionati del 10%, fa massa critica economica, diciamo, nei consumi, specialmente quelli interni, abbassando il costo di lavoro crea competitività, produzione e lavoro. A questo punto, se non fanno questo perché non lo vogliono fare, i 945 deputati, Camera e Senato, non conta nulla, perché chi comanda in Italia sono i boiardi di Stato e i burocrati. Quindi noi, tutta questa gente che va ai talk show a raccontare un mare di balle, non contano nulla. Se noi non facciamo fuori questa gente qui e non modifichiamo lo status in questo momento, noi... Però mi scusi, ben venga che vengono in diretta con me, mi perdoni di dirlo, perché io altrimenti non avrei la possibilità di avere un confronto tra voi e il politico. No, no, ma io non voglio nessun confronto, perché io non voglio nemmeno parlare con i politici. Io ho fatto 45 anni dirigente industriale in campo alimentare, ho fatto delle aziende, ho creato 6 o 7 aziende in Italia,
ma uno scempio di questo tipo non l'ho mai visto. Va bene, le faccio commentare allora dal segretario generale, va bene? Va bene, prego. Grazie, buona giornata, prego. Ma il signore ha sicuramente ragione che la spesa per la pubblica amministrazione è alta, ma bisogna un attimino scindere. Intanto bisogna pensare che la pubblica amministrazione è così per come è stata creata l'Italia. L'Italia è un insieme di tante realtà diverse che sono state messe assieme in tempi remoti e la politica non ha certo aiutato a fare una pubblica amministrazione snella e veloce. Noi abbiamo fatto alcune proposte, Spending Review 2010, qual è la parte più alta della spesa? È sicuramente la spesa politica. La trasformazione delle province in enti di secondo livello riduce qualche cosa come 5.000 politici in Italia e quindi 5.000 staff, ma non è sufficiente. Un terzo di riduzione del Parlamento, un terzo di riduzione dei consigli regionali, ma anche uno snellimento dei consigli comunali sarebbe molto utile. Non c'è bisogno di una pletora di politici, perché di fianco a ogni politico naturalmente c'è uno staff e c'è della gente. Però bisogna anche tenere presente che tagliare queste cose significa tagliare posti di lavoro. 5.000 politici in meno significherà 5.000 addetti stampa in meno, significherà 5.000 segretari in meno, significa tante cose di questo genere. Quindi da una parte è vero che si deve ridurre la spesa pubblica, dall'altra bisogna farlo sicuramente con criterio. E tra l'altro vediamo BCE ripresa lenta con rischi al ribasso, Italia al top per disoccupazione giovanile. Questi sono i dati appunto presi appena arrivati questa mattina, li leggiamo dal sito della DN Cronos. Ma come Pronto? Si fa a dare lavoro a giovani se non può andare in pensione la gente? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Ilario da Torino e io ho già telefonato altre volte. Una volta a settimana, Ilario? Sì, certo. Ah. E la settimana scorsa non ho telefonato. Ah, mi dica Ilario. Senti, io volevo dire a quel signore lì che ha detto che gli italiani non vogliono fare più lavori, a certi lavori. Ho detto questo. Volevo dirle che le esigenze dell'uomo sono sempre le stesse. Io sono un mutilato del lavoro che lavoravo alle presse col 65% negli anni passati, negli anni 60. Noi abbiamo lavorato perché dovevamo vivere, non abbiamo guardato quali erano le condizioni, o se volevamo o se non volevamo, dovevamo perché dovevamo vivere. Non è onesto dire gli italiani certi lavori non lo devono fare, perché noi li abbiamo fatti e abbiamo vissuto come abbiamo vissuto. Chi non vuole fare certi lavori bisogna togliere i diritti civili. Quanto agli extracomunitari, venga a Torino a vedere cosa c'è, non che cosa li fanno loro, venga a vedere, venga a Porta Palazzo a vedere cosa fanno. Va bene, Ilario, la ringrazio. E non parli alla vanvera. Ilario? Ma perché non mi saluta? Mi scusi, io onestamente non mi piace quando mi mettete giù il telefono così. Vabbè, commentiamo, prendo un'altra chiamata, poi le do la parola. Certamente. Perché specifichiamo quello che ha detto lei prima per quanto riguarda il ruolo. Io non ho detto assolutamente che gli italiani rifiutano certi lavori. Sto dicendo che è un dato di fatto che per fortuna in Italia il ceto è cresciuto e quindi naturalmente gli italiani aspirano a fare altri tipi di lavoro e lasciando abbandonati per certi aspetti i campi. Però c'è un altro aspetto rispetto all'immigrazione. Noi siamo stati emigranti per molto tempo e se l'Italia è cresciuta nell'economia è perché i nostri emigranti hanno rimandato in Italia delle rimesse. Cerchiamo di comprendere che altri hanno le esigenze che noi in quegli anni abbiamo avuto. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, con chi parlo? Buongiorno, sono il telefono da Casselle Torinese io. Sì, mi dica. Le volevo chiedere, visto che c'è un sindacalista di là, che io non c'ho niente contro quel signore là, se come mai abbiamo tanti sindacati al governo e tanti disoccupati in Italia? Hanno fatto qualcosa per gli operai? O hanno fatto mai niente per gli operai? E visto che Marino volevano farlo anche Presidente della Repubblica? Mi risponda subito, per favore. Certo, le faccio subito rispondere. E mi risponda anche in base agli operai, che forse io conosco bene la vita degli operai, ho lavorato tanto nell'industria e fuori dell'industria. Le faccio subito. E tempo fa, anche se il ministro Martelli aveva detto cosa contro anche i commercianti. Allora, le faccio subito rispondere, va bene? Grazie, buongiorno. Buongiorno, grazie, molto gentile, prego.
Beh, io faccio parte ovviamente di un'organizzazione autonoma che quindi non è la cinghia di trasmissione di nessun partito. È evidente che se gli italiani valutano che molti ex sindacalisti oggi siedono in Parlamento e non fanno nulla per le classi operaie che in passato hanno rappresentato, è ora che non li votino più. Non c'è dubbio che il politico deve essere votato per essere in Parlamento a rappresentare qualcuno. Io ritengo che gli operai oggi siano in una condizione assolutamente disagiata, però è un paese intero che è disagiato. Il problema vero di questo paese è che mentre tutta la parte produttiva, ivi comprese le imprese, sta male, c'è una parte finanziaria e c'è una parte legata alle banche che sta ingrassandosi pesantemente e questo naturalmente è una forbice che non va bene. Non va bene per un paese che vuole crescere. Io, se d'accordo, segretario generale, aspetto ancora qua con me in diretta perché sono tanti temi da affrontare. Io, come lo dico sempre, non ho il canone, quindi benvenga il nostro spazio pubblicitario. Ringrazio e saluto il segretario generale Damo Bonazzi per USAI. Grazie mille. Io ringrazio voi per questa disponibilità e a vostra disposizione. Diamo spazio alla regia, tra poco in studio con noi il capogruppo della Lega Nord in Consiglio regionale della Lombardia, Massimiliano Romeo. Spazio alla regia, tra poco.